delle persone con disabilità, istituita ancora nel 1981 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo la celebra con proprie iniziative su tutto il territorio nazionale, con un motto: un giorno all'anno, tutto l'anno, che significa l'obiettivo di garantire a tutti, nessuno escluso, la fruizione del nostro patrimonio culturale. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia aderisce all'iniziativa del Ministero, organizzando a sua volta in quella giornata diversi eventi che, a causa dell'emergenza sanitaria, sono ovviamente esclusivamente online, in parte sui nostri canali social, cioè sul canale YouTube della Soprintendenza e su Facebook, e poi successivamente saranno pubblicati sul sito. In particolare le iniziative diffuse con questi mezzi riguarderanno i musei e i luoghi della cultura della regione. Per questo si è associata a noi la Direzione Regionale Musei, che partecipa con i suoi musei archeologici nazionali di Aquileia e di Cividale, che quindi troveranno posto anche in questa documentazione video. Abbiamo anche l'onore di avere un'introduzione da parte del direttore del Museo Tattile Omero di Ancona, il dottor Aldo Grassini, e oltre al Museo di Ancona, ai musei di Aquileia e di Cividale, racconteremo anche un'importante area archeologica di Trieste, quella della Basilica di Santa Maria del Mare. Questo sui canali social. Poi avremo anche un webinar, una diretta che sarà raggiungibile tramite un link, in cui andremo ad avvicinarci alle opere in corso di restauro, ai cantieri della cultura, cioè ai restauri e ai lavori in corso, che verranno mostrati da vicino con una prospettiva che normalmente è impossibile per tutti, se non per i tecnici. E quindi avremo filmati in diretta e in maniera proprio ravvicinata di molte attività che svolge la Soprintendenza sul territorio. Uno di questi interventi si chiama Dentro l'opera, che potremmo anche darlo come titolo generale di questa iniziativa, con un focus anche sulle questioni dell'accessibilità e dell'accoglienza sui luoghi della cultura. Il Museo Tattile Statale Omero è nato con uno scopo ben preciso, quello di garantire il diritto di l'esercizio di un diritto, che appartiene a tutti, cioè il diritto a fruire dell'arte, della bellezza. Mi riferisco in particolare alla categoria dei privi della vista, che vedono con le mani, e dato il divieto che ogni museo normalmente pone all'uso del tatto, vengono esclusi chiaramente dalla possibilità che appartiene a tutti gli altri. Questo è un museo tattile, e quindi è fondamentale poter usare questo strumento di conoscenza e anche di piacere, di godimento della bellezza.
Però sin dall'inizio il Museo Mayer ha voluto sempre essere un museo per tutti. E in effetti anche le persone, diciamo, cosiddette normodotate, qui scoprono qualcosa di straordinario, cioè che il tatto appartiene anche a loro, il tatto appartiene a tutti gli esseri umani, in quanto la natura ci ha donato questo strumento e la nostra cultura poi invece spesso ci proibisce di usarlo. Ecco, e per questo motivo la nostra attività, la nostra funzione cerca appunto di parlare a tutti nello stesso modo. E i ciechi usano il tatto, i vedenti possono usare anche il tatto, oltre che la vista, in modo da trasformare un approccio che normalmente è legato soltanto alla visione in qualcosa di multisensoriale che coinvolge quindi la persona in maniera totale, in maniera globale, utilizzando tutte le risorse di cui dispone. Il castello di Miramare è una dimora aristocratica costruita a metà dell'Ottocento da Massimiliano d'Asburgo per sé e per la moglie Carlotta. Massimiliano era un amante del mare e questo si nota in qualsiasi angolo di questa dimora, che pare costruita come una vela bianca pronta a salpare per l'Adriatico. Nelle sale si trova l'arredo originale dell'epoca e insieme a tutta la collezione di quadri che rispecchiano naturalmente la genealogia aristocratica dei due abitanti del luogo e anche l'amore per la collezione di quest'uomo che ha tutti gli aspetti dell'eclettismo ottocentesco. C'è una importante collezione di elementi orientali, di vasi e di oggetti dell'Oriente. C'è una serie di quadri dell'epoca, soprattutto ritratti che ci danno molto l'idea dell'arte del suo tempo e naturalmente tutti gli arredi sono stati scelti con grandissima cura e con un gusto che è proprio quello del suo tempo. Oltre al racconto storico e storiografico del luogo, abbiamo cominciato come museo a raccontarlo anche attraverso i suoi oggetti, attraverso una serie di focus on, piccole mostre nella sala progetti che si focalizzano e spiegano il contesto di alcuni oggetti. Questa piccola mostra, La scienza della visione, fotografie e strumenti ottici all'epoca di Massimiliano d'Asburgo, è puntata proprio su uno degli strani strumenti acquistati dopo il 1860 da Massimiliano d'Asburgo. Si tratta di un megalitoscopio. A cosa serve un megalitoscopio? A vedere le immagini, le fotografie, attraverso una luce riflessa da specchi che danno l'impressione della luce diurna. L'idea è quella di dare un'idea della realtà, ma la cosa più interessante è che questa piccola mostra immersiva ci introduce anche in un doppio mondo, quello notturno. Infatti queste fotografie potevano essere osservate anche in visione notturna. In questa stanza è come essere in una lanterna magica. Quando si spengono le luci abbiamo la visione notturna e si vedono le stelle e l'illuminazione del castello come era nell'Ottocento. Salve a tutti! Il Museo di Miramare è chiuso, ma io vorrei portarvi oggi all'interno di una delle sale che di solito sono chiuse al pubblico. Siamo nel salottino di Carlotta, il salottino azzurro nel quale probabilmente Carlotta spendeva il suo tempo più felice. Qui dipingeva, scriveva lettere e questo era un po' il suo mondo. Vorrei farvi conoscere due quadri in particolare che stanno qua. Uno che
sa il suo posto, perché quello era il suo posto, ed è il ritratto di Carlotta Donna, ritratta con un costume brianzolo, come della Lombardia del tempo. Infatti risale al periodo in cui risiedevano a Milano, e si è fatta ritrarre in quel modo per essere, diciamo, per onorare il popolo lombardo. Mentre in questo piccolo ovale, molto carino, che è stato eseguito per la regina Vittoria, Carlotta è ritratta all'età di 2 anni, con un vestitino bianco e dei nastri azzurri. Di questo quadro la regina Vittoria e quindi alla corte inglese hanno tuttora una copia, ma questo quadro di Winterhalter è la copia che è restata in Belgio e che quindi apparteneva alla famiglia di Carlotta. Guardando sul retro, sapete, a volte sul retro dei quadri si vedono delle cose interessanti, abbiamo scoperto non solo la firma autografa del maestro Winterhalter, ma anche una piccola iscrizione che parla della SM, Sua Maestà, Sa Majesté, la Reine Mère des Français, la regina dei francesi. Ora, non si tratta della madre di Carlotta, che naturalmente era alla corte dei Belgi, ma probabilmente, anzi sicuramente, della nonna. Siamo sempre nel salottino di Carlotta e siccome un museo ha una funzione pubblica e un ruolo importante anche nella conservazione, volevo parlarvi un po' anche del lavoro che non si vede, quello fatto dietro le quinte, e che riguarda anche piccoli e grandi restauri che vengono eseguiti. Uno di questi è il restauro dei tendaggi antichi di seta, molto belli, originali, di questo salottino, che sono stati eseguiti accuratamente, ma che non ci avrebbero permesso comunque di riappendere le tende nelle condizioni in cui la sala si trovava prima. Ovvero, questa è una sala molto assolata che d'estate riceve tantissimo sole e tantissima luce. Per questo abbiamo prodotto questi filtri particolarmente utili a lasciare intravedere il mare, che è un elemento importante a Miramare, quindi si deve almeno intravedere, ma atti a filtrare la luce e i raggi che fanno scolorire e rovinano i tessuti antichi. Effettivamente un elemento molto importante in un museo, e in questi ambienti nei quali si viveva la luce non è una luce museale. Noi stiamo cercando un compromesso di far sembrare questi oggetti, questi luoghi, dei luoghi abitabili, ma anche di apporvi una luce museale che sarà mirata, o sarà una luce LED completamente diversa, che sarà mirata a illuminare e a focalizzare l'attenzione dello spettatore sui singoli quadri che finalmente si vedranno e potranno essere messi in risalto. Thank you.
cui ci occupiamo oggi è un cammeo. Con il termine cammei si intendono pietre dure con strati di colori alternati, approssimativamente paralleli, intagliate a rilievo, sfruttando così le diverse tonalità di tali strati che conferiscono al prodotto finito un effetto anche coloristico. In età romana i cammei non erano mai intagliati in conchiglie, ma sempre in pietre dure, generalmente della famiglia dei quarzi, che gli studiosi di gemme intagliate antiche chiamano per convenzione con i termini utilizzati dagli scrittori antichi che si sono occupati di pietre. Questi termini naturalmente potevano fare riferimento soltanto alla cromia, certamente non alla composizione chimica, e pertanto questa terminologia oggi, da un punto di vista scientifico, non ha alcun valore, ma si continua ad usare, come ho detto, per convenzione di disciplina. Ad esempio, il nostro cameo di oggi è realizzato in una sardonice, termine che Plinio spiega così. Le sardonici, come è evidente dallo stesso nome, sono riconoscibili da una parte bianca posta sopra la sarda, cioè come la carne sovrapposta all'unghia umana. La sarda è un quarzo bruno, mentre Plinio, per la parola unghia, ha chiaramente in mente la parola greca onyx, sardonyx, sardonice. Ad Aquileia la percentuale dei cammei sul totale delle gemme intagliate è molto bassa, circa l'1,5%. Il fenomeno può avere diverse spiegazioni e va sicuramente indagato in maniera più approfondita. Va comunque detto che in generale nel mondo antico i cammei vennero sempre prodotti in numero inferiore rispetto agli intagli, cioè quelle pietre, come la corniola con la lupa e i gemelli che abbiamo già visto insieme, nelle quali la figurazione è resa da solchi in negativo. Per vari motivi, per esempio la maggiore difficoltà di trovare pietre con la giusta alternanza di strati e anche la maggiore difficoltà della tecnica esecutiva. Il cameo di cui ci occupiamo oggi è stato rinvenuto nel 1924 a Monastero, un sobborgo abitativo e artigianale incuneato subito a nord della confluenza dei corsi d'acqua Natisone e Turra, non lontano dal porto canale. Le sue misure sono 1,1 cm per 9 mm e in origine poteva essere montato o sul cassone di un anello o anche all'interno di un pendente, anche se per questo secondo uso le sue misure sono un po' piccole. Lungo il margine si notano tutta una serie di scheggiature intenzionali, indizio che la gemma è stata rimossa dalla sua montatura originaria, verosimilmente per recuperarne il metallo. I due strati sono quello inferiore marrone scuro, che funge da sfondo, mentre lo strato superiore bianco è stato rimosso ovunque, ad eccezione del punto in cui c'è la figurazione, dove forma la scritta, e in corrispondenza del bordo che circonda entrambe. Si nota poi anche la traccia di un terzo strato giallo chiaro che non è stato completamente eliminato. La figurazione consiste di una mano destra tagliata poco al di sopra del polso, che tra il pollice e l'indice pizzica il lobo di un orecchio sinistro, anch'esso privo di qualsiasi connessione anatomica. Al di sopra corre una scritta in caratteri greci, mnemonewe, ricorda, un imperativo. Il tutto, come detto, circondato da un bordo. Il significato dell'immagine, che comunque è certificato dalla iscrizione, risiede nella fisiologia antica, così come ci spiega Plinio. La sede della memoria si trova nella parte bassa dell'orecchio. Noi la tocchiamo invocando una testimonianza. Il ricordo può essere quello di un fatto, come per esempio la testimonianza che si rende in un processo, ma per esempio è attestato anche l'uso di compiere questo gesto su se stessi per facilitare il processo mnemonico. Per esempio, Seneca dice: mi pizzicherò l'orecchio. È abbastanza stupefacente che nell'antichità questo gesto sia stato raffigurato esclusivamente su gemme e soprattutto su cammei. Se ne conoscono circa 60, distribuiti fra varie collezioni e databili quasi tutti nel corso del III secolo d.C., alcuni anche all'inizio del IV. Si tratta, probabilmente, dato che l'immagine è sempre corredata dall'iscrizione mnemonewe o sue varianti, del desiderio di eternare nella pietra il ricordo dell'amato o dell'amata. Infatti, in alcuni rari casi, il polso della mano che compie il gesto è adorno di un braccialetto, quindi in questi casi si tratta sicuramente del dono di una donna ad un uomo.
E rimane la questione dell'iscrizione. Perché in greco? Ma ci sono due possibilità. La prima, che è la più ovvia, è che questi cammei siano la produzione di una manifattura situata nella parte orientale dell'impero. Ma la seconda è molto più intrigante. Infatti, nel mondo romano, il greco era la lingua galante par excellence. Alla fine del primo secolo d.C. il poeta Marziale si prende gioco di una donna che aveva pretese di raffinatezza con questi versi. Non abiti né a Efeso, né a Rodi, né a Mitilene, ma la tua casa, Lelia, si trova nella via Patrizia, eppure tu sempre parli vergogna in greco, Kyriemou, melimu, psichimu, mio signore, miele mio, anima mia. Chiarisce bene il concetto un esempio più vicino a noi nel tempo. Dal 1600 in poi, in Europa, la lingua dell'amore, anzi di tutte le sfumature dell'amore, è il francese. E poi non dimentichiamo che anche Morticia Adams seduce il proprio consorte parlandogli in francese. Allora, a presto con il prossimo appuntamento con i tesori del museo. Sono le aree archeologiche presenti nel centro storico di Trieste. Una fra le più interessanti è la Basilica Paleocristiana, sita in via Madonna del Mare, in una zona che in età romana e tardoantica era al di fuori delle mura di cinta della città che all'epoca si chiamava Tergeste. Un portoncino dell'edificio che adesso ospita la Scuola Superiore Carducci Dante dà accesso a una sala dall'alto soffitto, con una scala che porta i visitatori fino al luogo dove si conservano i resti del più antico edificio di culto cristiano di Tergeste, la Basilica Paleocristiana. Gli scavi archeologici hanno messo in luce un edificio che si conserva per poche decine di centimetri in alzato, ma che mantiene in ottimo stato i pavimenti decorati a mosaico. La pianta della chiesa è a croce latina, con un'abside poligonale esternamente, ed è stata costruita alla fine del IV o inizio V secolo d.C. e ristrutturata e abbellita nel VI secolo. Il pavimento della basilica fu decorato da un mosaico sia nella prima fase dell'edificio, sia nella seconda fase. Il visitatore è accolto nella sala superiore dai mosaici del pavimento più recente di VI secolo, rinvenuto a soli 6 cm da quello della prima fase. Il mosaico è delimitato ai bordi da una cornice formata da due nastri intrecciati ed è diviso in tre diverse corsie con differenti motivi geometrici. Sulla parete di sinistra sono esposti i mosaici che erano collocati sul lato sinistro della navata. Ottagoni di grandi dimensioni, nei quali sono inserite alcune iscrizioni, si intrecciano piccoli cerchi e rombi realizzati attraverso tessere in pietre di vario materiale e colore, come il calcare di Aurisina, la pietra grigio chiara del Vallone, propria del Goriziano, e il calcare rosso di Verona. Sulla parete di destra si può invece osservare una porzione di mosaico di grandi dimensioni che si trovava subito al di sotto dell'altare, nella parte centrale della navata. È particolarmente interessante il motivo che riproduce, in modo schematico, delle onde marine rosse e scure. Queste ricordano simili raffigurazioni visibili nella Basilica di Santa Eufemia a Grado. La particolarità del pavimento mosaico è data dalle numerose iscrizioni, presenti in tessere nere su fondo bianco all'interno degli ottagoni o dei cerchi dell'ultima corsia. Queste epigrafi riportano i nomi dei donatori che offrirono parte del mosaico. Rimangono 14 nomi in tutto, dei quali si conoscono spesso anche le professioni e le cariche politiche, civiche e religiose. Sono compresi anche personaggi importanti, di rango senatoriale o con ruoli di spicco nell'economia locale. È indicata anche l'estensione delle superfici regalate da ciascuno. L'espressione latina usata è fecit pedes. Sappiamo così che un certo Iustinianus, assieme alla sua famiglia, donò 15 piedi di mosaico. L'offerta più cospicua però fu invece di 300 o 400 piedi. A farla furono i coniugi Ioannis et Domenica, con i loro figli, ricordati nel mosaico posto sulla parete di destra. Si trattava sicuramente di una famiglia molto agiata. Si prosegue poi la visita scendendo due brevi rampe di gradini. Si costeggia così sulla destra una parte del muro perimetrale, particolarmente ben conservata.
Il muro è costruito in arenaria, una pietra locale piuttosto facile da lavorare, che al tatto risulta ruvida, quasi sabbiosa. Entrando nel transetto, alcune foto ci raccontano della straordinaria riscoperta della basilica. Negli anni 60, durante i lavori su una condotta idrica, vennero casualmente alla luce questi straordinari mosaici. Le immagini mostrano alcuni dei momenti durante gli scavi della soprintendenza. Si accede poi alla basilica vera e propria. Sulla destra si apre la zona dell'abside, dove è conservato ancora il mosaico a tralci di vite, con foglie e grappoli d'uva, che trova confronto nella basilica di Parenzo. Nella zona del presbiterio si trovano due sepolture e al centro una piccola cassa in pietra che custodiva, al di sotto dell'altare, le reliquie di un santo, forse il patrono della città, San Giusto. Nell'ambiente sotterraneo si conserva il pavimento più antico, che risale a un periodo tra la fine del IV e gli inizi del V secolo. Per realizzarlo non furono impiegate tessere colorate, come nel successivo pavimento, ma solo grigie che definiscono, su fondo bianco, varie forme geometriche secondo uno schema piuttosto complesso. Cerchi, rombi, esagoni, croci, linee e quadretti variamente disposti. Particolarmente interessante è la presenza del cosiddetto nodo di Salomone. Qui le tessere si legano in un intreccio che va quasi a formare una croce, simboleggiando il legame con Cristo. Questo, uno dei simboli più antichi e diffusi, si ritrova nei mosaici pavimentali della Basilica di Aquileia. Anche in questo pavimento compaiono le iscrizioni votive dei fedeli, anche se prive dell'indicazione di cariche e professioni che saranno utilizzate nel pavimento successivo. Sono questi i documenti più antichi della comunità cristiana dell'antica Tergeste.